prima anticipare che, in combutta con complici tuttora ignoti, Silenzio! Portava lì fuori le credenze di Palazzo Farnese. Un gallo! Stava a parlare un gallo! Anzi, di mezzo! Perché quell'altro e mezzo se l'era mangiato lo cane dello cardinale! Osi chiamare cane lo cardinale? No, no, perdono, intendevo lo cane a quattro zampe! L'animale di compagnia di sua eminenza! Io avevo appena sgozzato un peluto, lo cane di nascosto lo addentò, allora ho cercato di strepparle dalla bocca, ma mi scappò e volò al di là della finestra! Lo peluto! Lo cane! Con mezzo gallo sulla bocca! E allora, perdono! Lui ha solo da mezzo gallo! Mezzo gallo! Sì. 8 libbre di carne di agnello, 4 libbre di vacca soda, 5 di capra e 3 di castrabecco, 7 prosciutti e inoltre numerose salsicce ventresche et pollame vario. Lo reverendissimo cardinale Odoardo Farnese ordina allo potestà di condannare Amedeo Pulcinelli, soprannominato Tegamella, de mestiere cuoco de corte, alla confisca di tutti gli averi suoi, ad esclusione delle vesti che indossa. E dall'esposizione alla gogna su pubblica piazza, per giorni 1, Caprarola, 23 aprile 1597, firmato Odoardo Farnese. Dai. Dai. Sia sgomberata la piazza! Avanti! Ditemene! E anche voi! Che fate qui? Tornatevene a casa! Come tu ben sai, Tegamella, ho chiesto personalmente allo potestà di poter assistere come ufficiale all'esecuzione dello verdetto. Sono anni che aspettavo questo momento. Tu sai il perché? Ma anche la verità! Non c'ho proprio idea. Ah. Sei di memoria a Fubiace, te la rinfrescherò. 6 anni or sono venne a far visita al palazzo lo duca di Ferrara, Alfonso II. Io era tra i commensali e tu nelle cucine. Già poco prediletto per farmi ricordarmi, sì. Non vi piacette la faraona? Non feci in tempo ad assagliarla. Ricordi cosa successe nella cucina? Lo cardinale accompagnò lo duca alla visita. Io le feci vedere le pietanze sullo fuoco, poi salutò e fece venire via. Ma? Beh, nello fare l'inchino ho messo lo piede sopra un pezzo di ventresca che stava io in terra. So scivelato e so carambolato addosso a un cannarone che si è riportato addosso a... Oh, non mi ricordo! Ma figli apposta, messere! E cosa conteneva quello pentolone? Tutta la pulitura dello pollame, interiora, sanguinaggi, penne, pure anche le cacate! Oh, ma piccole! Quelle di gallo, mica di vacca! Ricordi anche lo riso? No, lo riso sono sicuro quella sera non c'era, è estitico. Cosa dici, pazzo? Non le cucino mai lo riso al cardinale, le stringe l'intestino. Lo riso dell'invitato, che si facevano beffe di me, mentre ero coperto di piume, frattaglie e mondatura di pollame. Ma quel che è peggio è che lo cardinale non volle punirti, perché anche lui si sbellicava di risate. Ma adesso, caro Tegamella, la mia vendetta è compiuta. E tu, che fai tu qui, nell'unico pezzente? Il messere, sono qua giunto per inseguire un moscone. E perché mai, mi folgo? Messere, potrei essere lo manier d'oggi, dura da tempo assai il mio digiuno, messere. L'ultima volta che misi una cosa tra le canasse fu un gallo, te mi assengur lì. Tacino! Quindi tu nutri te stesso di piccoli insetti? No, messere, no, piccoli, il moscone è grasso, è buono, de fuori scrocchia come crosta de porchetta e dentro è tenero come un agnelluzzo. Però non è facile da acchiappare, sfuggi, svolazza, se posa. Ma poi gli sfuggi! Sai cosa è bello! Bello! Grosso! È uno maschio maturo! A me mi piace cominciare con l'ala! È buona, delicata! Non manca lo pepe! E mo' un bello cosciotto! No, no, io me lo mangio tutto il tempo! Okay. E guarda che mi tocca di guardare! Mi viene volta a stomaco, BIFORO!
Chi meglio segue, me sei? Che sempre ciotto, ci ha creduto. Tigamella, che storia fantasiosa che ti sei inventato, eh? E così è stato lo cane a fregare pullo. Mi pareva che me l'avevi tirato tu dalla finestra del Palazzo Farnese, bello e condito con l'olio del tesamarino. Se l'avessi condito con l'arsenico, fermo! Che tu mi fai stanno di me, se spezza lo collo! Quante storie per un po' di prurito. E l'ultima volta che io fui messa alla gogna, i ragazzetti mi fecero lo solletti come tutta la notte. I ragazzetti? Li vedi quelli due là? Quelli con lo sicchio sulle mani? Sì, non vedono l'ora di svuotarmelo sulla capoccia. E secondo te non hanno riempito quello sicchio, che? Di la fontana dell'acqua gelata, eh? Ma non cacca! Leve questi cibi, che te mazzo! Non te conviene. Se ci provi mica te la cavi con un po' di letame sulla capoccia. Passi dalla gogna alla forca. E tanto che campa fa? Non mi è rimasto più niente. Mi hanno levato tutto. Rovinato per aver aiutato un ladro. Una canaglia senza arte né parte. Un gran fio della natura. La tua stessa madre. Sanguine dello tuo sanguine. E poi pensaci bene, fratello. Ma mica ti hanno condannato solo per quello mezzo caso. A quanto pare dicono che ti sei fregato da Palazzo Farnese montagne e montagne di ciccia. Però non mi spiego come facevi a portare fuori tutto quello malloppo. Dalla porta principale no. Ma ecco, ci sono. Da quella porta e quella finestrella che dà ponente, eh? Il paraculo. E secondo te quant'è larga quella finestrella, che? Almeno... Due parmi. Due parmi? Non me ce passa manco mezza chiappa! Sono innocente! E allora c'è di un compare fuori lo palazzo. Vabbè, non me ne faccio un problema. Non ti affliggere, che potremmo dire innanzi per parecchio tempo. Ma mo quelli lì della fregata, ma scarzone! Mentre con la mandritta toccavo messer Fosco per scacciarlo con scone, con la mancina le sgrafignavo lo sacchetto dei quattrini. Si abbandoni i propositi di vendetta, caro fratello, li potremmo dividere. Sì, e faccio buona abbandone! E certo, quelli li ho io! Tutazzo! Tutazzo! Che paga confidenza, malandrini! Lo nome mio Antonio, non Totazzo! O peggio, dottor Totazzo, come mi chiamate sempre! Lo malloppo tornerà al legittimo proprietario, perché è frutto della ruberia vostra! Ruberia nostra? Certo! La sua! Un me vedi come sono legato! Come faceva a fregare la sacchetta con sto parte, coglioni! Totazzo, Antonio, tu parli di restituire lo denaro, ma che deve davvero? Oh, a mano buono so io! Onesto e lavoratrice! Lo denaro tornerà a messer Fosco, che mi farà lode e mi farà faccia pure qualche lavoretto. Ma quale lavoretto? Quello sacchetto lì contiene una fortuna. Ragionamento io qua. Lo mestiere tu, quale è? Lo sanno tu. Io con le mani ci faccio i lavori che ci serve lo cervello, perché sono intenditrice di tutte le scienze, e in special modo delle leggi che governano le cappe e l'animale. Le cappe e l'animale? Sì. Tu fai lo spazzacammino e spali le cacate. Sì. Diciamo le cose come sono. Tu sei una bestiaccia malefica. Lo lavoro mio è nobile e necessario. E basta chiacchierare, io voglio farci lo dovere mio. Sì. Messer Fosco aveva ragione. L'aveva smarrito in piazza. Cosa avete da guardare? Tornatevene a casa. Io pure? Tu hai da patire la gogna, ladro! Io non ho fatto niente. Erano loro che volevano fregare i soldi. Io facevo finta che ero d'accordo, ma poi io li denunciavo. Io non ho fatto niente. Giovanni, non me la sana solo che ci sono i ragazzini con il secchio pieno di stabio. Ragazzi! Fa scherzi, posso figlio? Ma che giornata di merda!
Peppa e non avessero fatto entrare dentro le mura di Troia lo cavallo, che c'era tutta la panza piena di soldati. Mica l'avessero persa la battaglia di Panne. No. Quante cose sapete. Mi pensaci. Siete proprio istruiti. Certo. Totazziello carissimo, ce lo farete uno sconticino sull'affitto della stalla? E mo vediamo, mica è tutta mia la stalla. Mezza è tesora ma colomba. Vi saluto, Ah! E me li comando. Pensateci bene agli insegnamenti dell'antica Troia, Me li comando. E allora? Lo sta ancora visitando, Preparati che tra poco tocca a te, Io? Perché? Io sono sana come un pesce. E anche il capitano lo è. E tiene solo una brutta tosse in un po' che Qatar. E poi ha visitato anche me, il dottore deve visitare tutti. Vuoi piuttosto, ricorda bene che cosa dovrei rispondere a quell'uccellaccio del malaugurio con la maschera a becco se dovesse chiederti perché siamo solo in tre suo carrozzone, So tenere a mente le battute. Non dirò di certo che gli altri sono morti. Messere, gli altri compagni ci aspettano lungo lo cammino, a Firenze. Va, a volte è peggio affrontare un pregiudizio che un morbo vero. Perciò abbi cura di non proferire mai le parole Napoli, morte e peste. Moscone, mio moscone, te mangio un poco. Fermo, non puoi muovere col fianco. Scusate, messere, ce li mettete? Come? Sì. I quattrini, che fate? Ce li state mettendo voi nella sacchetta? No, perché è vuota. Se cercate in un moscone e perdete tempo, con me non attacca. Ha già visto recitare questa scena 1000 volte dai miei compagni attori che facevano Arlecchino o Pullecenella, E l'ho fatta anch'io, Sì. E sia sul palcoscenico che sotto. E ieri sera l'ha già visto recitare pure a voi, messere. Non male, devo dire, non male, Siete commedianti. Qui. E allora è tempo perso, siete più morti di fame di mica. Già. Addio, messere. Addio. Gesù mio, sto vivendo l'ora. Da quando sono stato lì la cogna, un mese fa sono più in braccio. Ho chiesto a Lisandro de Brugna Secca se mi porta a lavorare con esso. Ha detto che mi chiamerà quando è ora di cogliare. Li cacchi! Vieni a passarli! Piano! I miei saluti, te Gamella! Lo medico della peste, la maschera punta, se servi di botte! Calma, te Gamella! Sono io, il dottor Scipione. Codesta maschera è una precauzione. Contiene sostanze e balsami che ha prevenito i contagi. Ma ora non serve più. Non ho riscontrato in lor signori sintomo alcuno de peste. Niente buboni, pustole o petecchie. Sapete, sono stati annunciati casi dello terribile morbo a Napoli e devo farci rispezioni. A proposito, d'onde venite voi? Noi venimmo da... Noi siete del Granducato di Toscana. Sì, beh, si è fatto un giro per i teatri romani, ma più giù di Roma non ci si è mica spinti. E ora la si torna verso casa. Fate quindi il ritorno dai medici? Già. Lo dicevo che sono malati! I medici, De Gamella, lo nobile casato di Firenze. Ah, Fiorenza! Godi, poiché sei sì grande! E mo chi è sta Fiorenza che gode? E che ne sa? Se vede che dentro una carrozza c'è una bagascia. E poi da Firenze via, ad aspettacolo alla corte de Francia, laddove io, messere, inscenando pure arguzie, facenze, frizzi e improvvisati razzi, interpreterò per l'ore e rimo la magnifica parte di capitano ammazza sette, milite superbo, ambizioso e vantatore. Messere, avete dinanzi a voi il più grandioso commediante che mai calpesta i palcoscenici dai tempi di Aristofane. Vedo, qual meraviglia, addirittura la corte de Francia. Sapete, anch'io mi diletto nell'arte. Sì, faccio parte di una modesta compagnia di commedianti, l'Accademici de Caprarola, che proprio in questo momento stanno... Ma la storia è di poca importanza. Ve consiglio allora d'aver cura di voi. Lo viaggio è lungo
e avete brutta tosse. Messere, capitano Ammazzasette, non ave paura di malattia alcuna, né morbo i contagio. Io soi terribile, io la gagliardia che abita nel mio corpo è quella d'uno lione. Un tempo a mani nude diedi uno pugno in sulla fronte a un toro e disso ha perdito la memoria per 5 giorni e 5 notti. Ma come ha fatto a capire che lo toro aveva perso la memoria? Si vede che non riconosceva più la vacca. Bravo, bravo. E l'ha sorprendito notte tempo che si giaceva con la mula ed io, per non lo facere più soffrire, diedi ad esso un altro spugno in suo cranio. E con la botta ha ritrovato la memoria? No! Morse! All'istante! Ora mula! Zitto! Che? Non senti sto pure? Non avevi stappato la fontana? No, è la panza mia che si lamenta. E io metto tempo con voi in modo di fame e nessuno me la lavoro. Mi sa scegliere, in nome della nostra amicizia, per supplico, intercedete per il piccolo cardinale. Lo faria volentieri, Tegamella, ma ho paura che ti sia cacciato in un brutto guaio. Quando fosco Nicodemi attenta a una preda, è come uno lupo, anzi, una iena. Ma ora devo ire. Buona fortuna, don signori, per lo spettacolo. Oh, adios! Illustre dottore, por favor, venite esta noce a rimirare le ardite imprese di capitano Ammazzasette, di come in un sol colpo accise 7 cavalieri. Come diceva, so più gagliardo di un leone e da come tossisce pare più che altro un canuccio. Bam, 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 bam. Passa via capoccia, per carità! Perché chi piace di venire la carrozza? Scortata da cavalieri pontifici, beh, certo accompagnano uno alto prelato, Ma la carrozza c'ha il tennino, io questo alto e prelato non lo vedo. Non è un prelato qualsiasi, non è manco un vescovo, è manco un cardinale. Vescovi, cardinali, non ho mai sopportati. Zitto, pazzo! È Clemente, Clemente VIII, lo papa in persona! Viva lo papa! Santo, santo! Il cardinale lo sta aspettando sul palazzo. Ma che dici? Ma che mi volete sapere voi e mi dite che fa un papa? Io non cadevo in disgrazia, la scena lo papa, la prepara io. Io ero lo cocco dello cardinale. Oh, cocco! Oh, cocco! Ma sentite, come chiacchierano? E prima chiacchierava una lingua e non ne chiacchierà un'altra. O dicite, o pulite. O dicite, o pulite, è roncionese del ciglione. No! Ho sentito una volta a palazzo come chiacchierava come esso. Era l'arcivescovo di Napoli. Venite là, qui! Ah, ce l'ha pestati, sputo! Disinfettatevi con l'aceto. Sì, ovvero, ovvero. Sì, ma è Napoli, sì. Ma non veniamo da lì. È da tanto tempo che stiamo in giro, E mandiamo da Napoli è da più di un anno ormai. Sicurissimi. Capitano, sentite, io tengo una proposta. Noi stasera avremmo da fare un spettacolo in piazza per guadagnare qualche cosa, ma in tre come facile? Ci servirebbero almeno 2 altri attori, uno magro e svelto per fare Arlecchino con le cenella e uno bello pasciuto che parla a bambera per fare il balanzone. Capitano, io dico che la immetruate. Che dicite, signori? Vi piace la proposta, Sì. A me sì. Mi ci vinco dentro con tutte le frache. Mi presento, Giovanni, detto Giovannaccio de Panzanera. Sapete? Giovanni! O Zanni! No, Zanni, Giovanni, con la giù. E di cognome Pulcinelli. Pulcinelli! Pulcinelli! Ma chi sei un segno del destino? Vabbè, però spiegatemi meglio quello che da fare io. Sti due che ti ho detto prima, per esempio, Arbecchino, Coccinella, chi so? Io recitai? Ma che vi dice? E poi a me mi conoscono tutti a Carrarola e che figura ci faccio a farlo qui? Io ho una certa
Ma te ne affacciare in del culo, va? No! No! E voi sprecate un talento! Io ho visto recitali grandi, Flaminio Scala, Tristano Martinelli, e il più grande di tutti, Silvio Fiorillo. E devo dirvi, messere, che voi non siete da meno. Avete portamento. Sì, eh? Sì. L'incedere agile e fiero di un cervo. E la voce da un signore. Farete un grande successo. Esatto. Non ci credete? E declamate qualcosa, una cosa qualunque che conoscete voi, è una canzone, un sonetto, provate, se volete anche in che? Caprarolese. Caprolà, noi siamo dei Caprarola e chiacchieriamo Caprolà. Caprolà, è carnevale. Una cosa, ci sono io e un pellotto per cercare che lo storto tutto l'orto rigirai, ma lo storto non trovai. Ben recitato, sì, però perdonate, ma noi dovremmo far ridere. E l'argomento dovrebbe essere più licenzioso, più pepato. Ma ci penso io. Vai. Sì. Declamo. Lo re ce l'ha grosso, lo papa anche più grosso, ma la regina piangeva perché più grosso lo voleva. Attore capocomico della Compagnia dei Giocondi, per servirvi. Ah!
al quale confidiamo assisterete. E che spettacolo sarebbe? Stasera improvviseremo lo ridicoloso scenario intitolato Lo Specchio. Sa che sugo! E siete solo voi due a questa pagliacciata? No, reciterà con noi anche la giovane Filù, che ora è a Bartoletta in della stalla, e tanto due nuovi magnifici attori nelle parti dei... Paranzone! E Coccinella. Madonna, come va? I miei osservi. Chi sono costoro? Buongiorno, messere. Attori, te una compagnia dei comici. Ah, commedianti, gente sordida e mercenaria. La loro opera è niente, è diavolo, sono ombre, gli spettatori ombre delle ombre. Tu, con quella ridicola maschera, che parte fa? Io? Faccio parte del balanzone! Che strana parlata! È un personaggio roncione napoletano! E chi sarebbe questo balanzone? È un dottore! È uno che si mette a tromba dentro i ricchi! No, è uno che guarda dentro i mali negli occhi! No, è uno che sta a un muro! È un dottore! È una papara, un chiacchierò! Ma che cazzo! E tu? E io faccio parte Coccinella! Sento piccolare! Coccinella! Coccinella! Chi è? È uno che magna! Poco! È stupido tu, ma parecchio stupido. Ci avete presente uno zucchero ma capoccio morto? Sì, me ne viene a mente giusto uno stupido assai. Tegamella, il cuoco di corte. Ma tu sei forestiero, non puoi conoscerlo. No, chi io? Ma me fido, sono dicite voi adesso a stupido morto. Balanzone, Pulcinella, mai sentito. In ogni caso, come di certo sapete, voi saltimbanchi non siete ben visti nello Stato Pontificio. Or su dunque, recitate qualcosa, a ciò che io possa giudicare se si tratti di argomento depravato o licenzioso. È depravato, no? E allora... Ori ce l'ha grosso! Cosa? Oreami! Ma o papa ce l'ha più grosso o reame? Ma regina piagneva perché più grosso voleva o reame? L'argomento non fa di vizioso ma insensato assai. Madonna Colomba, posso parlarvi di disparte? Certo, messere. Ma io ve l'avevo detto. Voi venite in una lettera naturale. Ma come avete fatto? E che c'è ma sta chiacchierando un giovese! A dire la verità però Pallazzone è di Bologna, parla in bolognese! E ma quanti cazzi volevo qui! No, stiamo provando la parte dell'ammalato curato dal dottore, ma non disturbiamo oltre, andiamo a finire le prove in della stalla! Sì, in portata! Insomma, Madonna Colomba, non potete tirarla così per le lunghe. Sono mesi che attendo la vostra risposta. Messere, la vostra proposta è sconveniente. Quando vi penso, il cuore è dimentico di pompar sangue nelle vene di un uomo. Il corpo come quello d'un giovine stallone! E allora, chiedetemi come sposa! Madonna Colomba, sapete che non è possibile. Tanta è la nostra differenza di ceto e di censo. Tuttavia, voi potreste sempre essere gentile con me. E se io cogliessi lo fiore vostro, potrei dimenticarlo debito dei 10 scudi che prestai a voi e vostro fratello. Messere, pazientate e vedrete che i soldi ve li daremo. E come farete? Visto che gli interessi ormai sono quintuplicati. Fatevi un braccio, messere! Voi perderete la casa e anche la stalla. E allora pregherete che io colga quello fiore. E che fiore serata, messere? Serve il palestadio? Placati, Totazzo, l'opera tua non serve. Madonna Colomba.
Ma per pagare i debiti con Messer Fosco e a fare i debiti con Sicurezza. Che cavolo? Che a Sicurezza non le piacciono le fiori! Non ti preoccupate, mi è passato tutto. Capitano, voi dovreste mettere qualche cosa sotto ai denti, che so, è un coniglio, un pollo. Bravo sapere, bravo, bravo. Allora toccato a un gallinaio. Mi sento un ronzolito. È da tempo che non arrivo con lastri. Eri abituato male, te li tiravo belli e cotti dalla finestra. Hai capito, ma allora vengo anch'io. Facimme un atto di destrezza. Sì. Sulla destrezza lo gallo. E sulla sinistrezza l'ova. Ah, io vai a accendere un fuoco allora. Sì, sì. Toto, senti, allora io vado a Sicurezza e le chiedo se c'è questa bici scura. Sì. Tu però, stava, senti a me. Tu però quando chiedi i soldi della pigione alla commediante, beh, fallo con delicatezza. Sì, sì. Eccellenza vostra, sono qui costretta a disturbare la signoria tua per un bisogno urgente mio, che da quando conghiottito certi bocconi amari sento come tutto un travagliamento de panza che è lunga l'ora di liberare. E siete preda ai bisogni corporali, No! Voglio dire che se voi io vi chiedo li paiocchi della pigione, e voi non vi dovete, parlando con delicatezza, facete rodere lo culo, Io capisco ogni bene, ma le soldi non ci servono e tocca che ci dà. Avete capito? Sì, ho capito ogni bene. Capitano, e che avete detto? Ogni bene. Ho detto ogni bene. Significa ogni bene, tutte cose, tutto, vattine, ma vattine! E io in questo paese ci sono già stato, Sì, tanto tempo fa, 30 anni all'incirca. E passammo di qui con un altro carrozzone e ci fermammo qualche giorno, Bei tempi, ero giovane. E sentite un po', io ricordo che alloggiamo proprio in questo palazzo, ma c'era una locanda qui. E come no? Era la locanda di papà mio! Anselmo Carpugliarese! Davvero, Anselmo! Sì. Chirromone alto, moro! E c'era una ragazza a servizio. Aspetta, come si chiamava? Isabella de Scaramella! Isabella! Sì. E qui stava! Che bella ragazza, bionda! Teneva due balconi. Era mamma mia! Però a casa di mamma mica ce l'avevano i balconi. Certo. E beh, in quei pochi giorni diventammo amici. E come sta adesso? Mi piacerebbe rivederla, parlarci un poco, portarle un fiore. Come no? Sarei contenta, Un crisantemo. Morta un po' di tempo fa con la mamma. E poi non è che era proprio mamma mia, perché papà l'aveva sposata in seconde nozze e dopo è nata sora Magolomba. Colomba. Due gocce d'acqua. Che? Piovi? No, intendevo che Colomba si assomiglia con la madre come fossero due gocce d'acqua e invece voi, Antonio, avete preso più di vostro padre. No, papà Porello era un portatoce. Appunto, due gocce d'acqua. Ehi, Iamma, va, Pulcinella, ma allora voi sareste il servitore della signora Laura? Signora Laura? Sì, come no, sono servitore, sì. Ditemi, i padroni sono generosi. E come no, sono gentili. Ci fanno mangiare un sacco di cose, con latte, fagiani, ci avevo sempre la panza piena. No! Fermate le prove, non è possibile, Giovanni!
Il personaggio tuo non può tenere una pazza piena. Capita, ma tanto è per finta, almeno lì la commedia potete messa a sazio. No, la commedia è una cosa seria. Giovanni, adesso ti spiego chi è Pulcinella. Pulcinella è uno che per prima cosa tiene sempre fame. Più fame della mia. Assai di più, non mangia da anni. E poi Giovanni, che devi migliorare il dialetto napoletano. E magari alla fine della frase aggiungi uè. 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 Oggi moro de fame, qui! Sa che era meglio che erano sui sega. Ehi Giovanni, il napoletano ti è proprio ostico, e come potiamo farcele? Ehi, cambiamo maschera, potresti fare Peppe Nappa o siciliano, tanto purissimo è un servitore che te ne sempre fame, e per farcelo siciliano è facile, basta che alla fine della frase aggiungi oggi muoio de fame! Ah! Prova. Che lo siciliano è più facile. Prova. Oggi moro de fame! Ah! No, è più fame! Oggi moro de fame! Ah! No, più fame ancora! E presentati allo portone della nostra. Sì, adesso la cappa dello cammino quello grosso. Era un po' di tempo che mi cacciava lo fumo quella lì, eh. Io una volta lì ci cocei 2 capre, 3 porchi, 6 galli d'India. Con una mano giravo, con quell'altra spennellavo con lo tresamarino, con quell'altra tizzavo sullo fuoco e con quell'altra capavo le patate. E con l'altra mandavi innanzi in carretto. Il carretto di che? Le fregnacce, quante mani? Abbiamo fatto la lega lì! Praticamente la mazza secca lo devo fare io, mica tu! Ma è stato pazzo! Oh! Allora io voglio, tanto già ho capito che è successo! Quando lo vento del scirocco che viene da nord si incrocia con la tramontana africana, imprigiona la corrente del Favogno dentro la cappa dello cammino. Lo fume si rivolta e si risucchia per l'insotto. Vai, fa cenere lo cammino. Lo cammino fa la cenere. Papa, c'è pensato tazzo. Lo papa in questo momento sta discutendo di affari privati con lo cardinale, ma per cena è previsto un ricco banchetto. Dove? Ma voi stavate provando lo spettacolo. Continuate pure. Posso assistere? Illustre dottore, la compagnia è un pochino arrangiata. Ma su via, non c'è bisogno che fingiate di essere toscani. Questa mattina, quando ero nel carrozzone, vi ho sentito parlare in napoletano. Non avete a temere nulla. Ho già riferito all'ufficiale che siete tutti in salute. grazie, dottore. Grazie. Ma certo, dottore, certo. E allora vogliamo cominciare dalle fondamenta, ci serve un canovaccio, eh. O sapete che è un canovaccio? Ma io, strofinaccio, che ce ne ha fatto? No, un canovaccio è a dramma, da rappresentazione, è lo scenario, è la storia per sommi capi, e singole battute poi lo rimo improvvisato. Un canovaccio! Certo, vedete, questo è un canovaccio. Questa è una copia originale e io... vieni, leggi. Sì, leggi. Le porte sta storia! Sì. E sta pisciassando! Ma certamente! O canovaccio stasera è chi lo specchio. E si intitola proprio così, lo specchio. E la storia è questa. Io, capitano Ammazzasette, vado a Napoli e seduco una ragazza. E che vuol dire questa parola? Seduco. E da seduco. La affascino, ecco. E dalla seduzione nascerà una figlia, ma io non ne ho so. E quindi le mise tutta parecchia. Parecchia assai. E questa figliola si chiama Flaminia. E poi io torno a Roma, e a casa mia, dove tengo come servitore Pulcinella,
mi sposo con Laura. Laura, ma sta Laura che ne fa? Vieni. Sì, ma Saverio si camuffa, e Saverio farà più di una parte. E poi la figliola Flaminia viene a Roma a cercarmi e si va a assumere a servizio a casa mia, e a casa mia conosce Flavio, come a Saverio, e Flavio si innamora di Flavio e la vuole seducere. Come mi piace questa parola di seducere? Come vedete la trama è proprio facile. È facile, è intricata come una matassa. Ma poi che c'entra lo specchio? Il dopo. Dottore, preparami un po' una mozione che mi è venuto male da capoccia. Ma signore, gli intrighi d'amore e commedia sono sempre di tal fatta. Anche in quella che poi mi mette, preparando con la mia compagnia, c'è un Flavio innamorato di Lavinia che... No, non lo ricambia perché è innamorato di Gialorizzi. Questi a sua volta non ama Lavinia, ma Pasquina che... No, è insensibile al suo amore. Succede poi che c'è un Flaminio innamorato di Ersilia, che però ama Cornelia. E questi a sua volta non ama Cornelia, ma Magagna, il quale a sua volta... Basta, dottore! Ma se va prima a fare la riunione per metterli d'accordo! Perché tutti amano quelli che però amano quell'altri, ma che alla fine non si seduce mai? No, poche chiacchiere. Allora tu devi fare la parte del dottore di Balanzone. A casa del capitano Ammazzasette cerchi un anello che ti è stato rubato e poi improvvisi secondo quello che capita, inventi qualche cosa e quando viene il tuo momento devi fare un lazzo. E che perché chiamata a fare se uno dato in casa? Ma che hai capito? Un lazzo, una battuta, una scena comica. Dille che Giovanni ha fatto ieri sera a Scenetta che si mangia la mosca e dice si lazzo. Invece tu fatti i lazzi tui. Allora, ho da cercare l'anello. E facile dille che cerca l'anello, forza. E tu sarai da benissimo morire ammazzato da me. E chi ha parlato? Peppiniello Zappatore. De Gamella, un po' che grazia, d'enfasi. E Balanzone è un dottore. E poi a Bolognini pronuncia la S come una C. Buonasera. Ma dove è l'anello sorgio? Vai, io uè, sono Balanzone, un bolognese, sai? E l'anello, tu sei? Sarà, ma più te la l'anello! Dai, come chiacchi, mi pare che l'anello ce l'ha dentro la bocca! Dai, ma buona, dai, la ballata, ma chiacchi, usci un po' per lì! Però, Pegamella, duriamo almeno un po' la mimica, e sembra stato esagerare. Perché vedi, Pegamella, il movimento del corpo è importante assai, perché se non lo catturi lo spettatore s'addorme. È per questo che un vero attore deve saper fare capriole, salti mortali. Siete capaci, sì. Io quando vai a fregare i gallinari, son polorecinto con sarto mortale e tre capriole con la gallina sotto un braccio. Bravo! Pensate che il grande Tristano Martinelli, nei panni di Arlecchino, alla veneranda età di 81 anni, faceva tre salti mortali con un bicchiere di vino in mano, senza farne cadere neppure un goccio. E poi sobbeveva a 81 anni. Che so più la tua età. Direi, portatemi un bicchiere di vino, dai, dalle. Come? Ah, Pegamella, che vuoi fare? Dalle! Giovanni, hai male alle orecchie? No, dottore, che senti che porta noi. Ma che la sapevo? Pegamella! Ma vuoi scherzare? Pronti? Vai, io! Ah!
sante bontà. E quelli quando c'ho 81 anni li faccio! E va buona, tanto per fare il balanzone c'è poca mimica, basta che te chiamiamo, sai? Dopo, com'è il tuo palazzo? Ha sistemato mica io, era un padere in turno, lo cammino tira. Sono finite le prove? Finite o no, bisogna prepararci perché il sole sta calando e tra poco si va in scena! E tra un lazzo e un altro abbiamo fatto notte, sapevi, prepariamo i piedi e le torce che il cielo ce l'ha fatto in tempo. Capitano, allora assisto, c'era! Vamo giù! Per piacere, raggiungimi un po' questo velo, che devo spogliarmi. Sì. Dica bella, ma mica se spogliera aiuta. Ma se aiuta, se ne verrà giusto che cosa per rimanere un po' più fresca. Dica bella, lo vedi pure tu quello strano neo a forma di cuore? Io tutto sta a guardarmi che lo neo. Che bella, così mi levano. Alza. Veramente? Da notte si è alzato! No, devi simpatizzare i soldi della prigione. No. Lo capitano mi ha confusa, ha cominciato a parlare di mamma. E mo che cerca da parlare questo? Dice che l'ha conosciuta ai tempi della locanda. Oh, a proposito. C'è parlato con Silvezia? Sì, stava lì in casa che filava e l'ho chiesto se sempre stava a 10 scuri. Mi ha detto, aspetta, figlia, si è rizzata su, ha fatto un giro intorno allo tavolino e forzato su un mattone dallo pavimento. Quella santa donna, li risparmi della vita li tiene sotto lo mattone. No, lo mattone sulla capoccia me la dai! Rieccolo l'amante di fiori. L'illustre dottor Perini di nuovo a far visita di qui. Restano forse in voi qualche dubbio sul loro stato di salute? No, messere, nessuno. Non dovreste essere a palazzo a occuparvi di necessità impreviste? Ero venuto appunto a chiamar tuo pazzo per risolvere il problema dello fumo. E voi non dovreste essere a palazzo a fronteggiare impreviste necessità? Mi fermerò solo qualche minuto. L'ho tempo di parlare con Madonna Colomba, dalla quale attendo una certa risposta. Messere, purtroppo non posso darvi. Cosa? La risposta che avevate inteso. Dunque voi avete di meglio da fare che rispondere. Perdonate, messere, perdonate. Madonna Colomba stava assistendo alle nostre prove. Pazientate uno poco, sono quasi finite. Anzi, per noi sarebbe grande onore se vorreste assistere anche voi. Vediamolo un po'. Titolo, lo specchio. Com'è? Ecco cosa ne faccio della vostra ridicolaggine. Branco di peli di pezzenti! Mi avete stancato! Fosco Nicodemi, qualcuno dovrebbe insegnarvi le regole della buona creanza! E chi dovrebbe farlo? Forse voi, dottore! Non immischiatevi e occupatevi delle vostre faccende di medicina! E voi! Sbrigatevi a recitare la vostra buffonata e itemene in fretta! Non osate sfidare il Bosco Nicodemi, vi pentirete di aver messo piede in questo paese! Siete avvertiti! Ma è convinto! Dov'è il capitano? Castruccio, vieni. Castruccio, ho l'impressione che la fanciulla, Colomba, stia prendendo un po' troppa simpatia a questa compagnia di tutti. Fai in modo che la buffonata che metteranno in scena fra poco non sortisca buon effetto. Anzi, lasciate fare a me. E quanto all'altra questione, quella delle cibarre, potremmo ripetere il nostro solito giochetto. Con l'arrivo dello Papa le dispense di palazzo traboccano di vivande. Nessuno se ne accorgerà se ne spariranno un po'. Cosa dici? Fesso! Te Gamella è stato condannato proprio ieri. Se mancherà altra roba dalla dispensa, capiranno che non è stata colpa sua. Fai calmare le acque. Porta pazienza. Fatti fuga, avete ragione. Ma perché? Perché? Qua c'era scritto proprio la parte che
la compagnia dei Giocondi mette in scena la furiosa e ridicolosa storia dello specchio. Venite, venite numerosi che andiamo a incominciare. Silenzio! Io sono il Terribile, capitano Ammazzasette della Valle Cimitera, di ritorno a casa dalla guerra. Ho ucciso 3.000 nemicos, 15 cavallos, un somaro zoppo e un impudente col naso lungo e le orecchie penzoloni che osò attraversare la mia strada. Un cane passotto! Sono mucio e stanco. Dove sta quello stupido del mio siervo Pulcinella? Che mi padron mio, voi. Che fame, mangiamo? Dipende da come ti sei comportato durante la mia assenza. Tu sai quanto io sono geloso della mia sposa. Te avevo ordinato di non far entrare in casa mia nemmeno un moschito. Cosa fai? Non faccio entrare mosche. Non sono stato giorno e notte di guardia, non ho fatto entrare alcuna. E però sono entrati parecchi gentiluomini, ecco, cercavano tutti a signora. Vieni a chi? Che ti bastono! Bussano alla porta, vai ad aprire. Oui! Capitano Bologna, che cazzo è? A mia figlia, capitano Mazzasette! A Bucinella, che... Dicevo io, dottor Frattino, che dicevi voi? Dottore, cercate forse qualcosa? E chi? Anch'io cercavo la vostra signora. Ma cerchiamo tutti gli anelli. L'anello, cercavi un anello. L'agnello, portatemi un agnello. Un anello dorato. Un agnello dorato con le patate. Ma non è lì la fattura parte di quello che pensa solo a mangiare. Ma Caronte, si pensa l'anello, ti ricordi? Basta! Dottore, cercate dunque uno anello. Ma perché, signor, lo cercate proprio nella casa dello capitano Ardito? Ardito? Ardito non c'è più gli anelli. Ma adesso è sfiderato perché mi sono dimagrito. Che so secco come una lice, solto e... Ma cazzoni sono! Con lui più che una lice, sembra una tinta. Basta con questo spettacolo filoso. Andate a zappare, qui! No, non ce ne vogliamo questi straccioni a Caparola. E tu, Attilio, che ne dici? E tu, Elena? Li vogliamo cacciare a pedate? No, ditemene! Per favore, ma adesso ancora. Tornatevene a casa. Buffo! Ma chi sta pazzo? Ma no, io non capisco, che non stavamo neanche andando così male, o pubblico rideva. E chissà che il defendiente della guardia che cosa pretendeva da noi. Ma sì, i vuoti di memoria di De Camella sembravano quasi dei lazzi. Ma guarda che io mica mi ero scordato. E facevo le pause teatrali. Fatto bene. Una cosa sola te mi devi ricordare, dica a me, che stai perso l'anello. Mica te mi devi ricordare a memoria tutta la Bibbia. Signori, allora sono stato trattenuto a palazzo, ma sono subito corso giù per vedere lo spettacolo. Quando cominciate? Veramente, dottore, abbiamo già finito. Spero che ci sia stata un'ovazione. No, l'ovazione no. Ci hanno tirato tutto meno che l'ova. Dottore, per mia colpa è stata buttata di cameriera. C'è? E che quello che ha fatto tu me lo chiami dottore? Lei da chi? Ma ha fatto un ceruso! E tu me la fa? Dalle, fammi vedere! E lui la fa più saputo, no? Mi cadette! No! Mi cacque una
venuto a forza di scopare le cacate. Avanti con le pregnacce, intanto che ce ne abbiamo rimediato niente. Oh, io non vedi Roma con il tozzo di pane. Calma, colomba, calma. Di camella mi sa coccia un gallo, con la stalla. Allo pane ci penso io. Ho visto la finestra delle guardie, Ruperta. Sì, ma pregare a tale guardie. Giovanni, Giovanni, si tu la da pregare, ma no, da bella arda mia, ci faccio una pregonda. Andiamo, ogni ma, ognuno per la strada sua. No, ma quell'altro, mangiamo lo piatto fuori, che tanto fa caldo. Lo vai a preparare. Sì, sì. E guardate la sciocca del muso, vedi che parizza la cena. Sì. Madonna, ma se lo volete dire perché ce l'avete così tanto con noi? Non ce l'ho con nessuno io. Anzi, prima avete difeso, non vi scomodate, che già ce ne siamo troppi dei guai dei nostri. Ah, allora avete qualcosa contro di me? Sentite, ma lo sapete, dove sta lontana la risalta in banchi? Ah sì, e chi me lo raccomandava, di grazia? Mia madre, mi diceva che è gente, che non ce se può fidare. Madame Cianella, Madame Cianella, le date la mano a preparare la tavola? Certo, Antonio, così ripulito sembrate piuttosto un bel uomo. Antonio? Erano anni che mi avevano tagliato con il nome mio. Mi sono lavato con la lavanda. In confidenza l'ho fatto per voi, Madame Cianella, che siete graziosa come la primavera quando fiorisce lo sambuco. Li porchice se strofinano lo muscio e ne rimane lo profumo sulle frocce. Ma voi siete anche un poeta. Sì! Tutti me li quando messo solo un saputo, ma dentro di me c'è l'animo dello poeta cantatore. Urri, urri, urri. Capra, guarda, guarda. Dove stavi poco fa? Io stavo qui, messer. Lo giuro sulla capoccia di mio fratello. Vieni qua. Nulla. Avete per caso visto qualcuno che correva con una pagnotta in sulle mani? Tu, che nascondi sotto a questo scialle? Niente, capitano. Allora cosa vedete in faccia? E cosa deve vedere? Un altro piccolo scansafatiche. È pregna, non lo vedi? Andiamo, caro Cicco. Il tuo lato deve essere corso verso la contrada dell'Aquilone. E bravo Antonio, che ti è bastato fare un po' di complimenti a già la messa incinta. E allora, chi mangiate e bevete? Lo filo rotto non toccate, quello da roba non rompete, qui mangiate e bevete. Che ho tutti la cena, gallo arrosto con le patate, carote e piedi. E non l'ha preso tutto sto contorno su casa mia? Ma che è tutta la verdura che ci hanno tirato addosso prima. E certo che ci mangiamo poco, siamo in otto. Oh, parlate se piace. Io lo gallo l'ho rubato, di camella l'ha cotto, di coscetti dopo l'hanno pietro. È giusto, è giustissimo, E poi a me le ali sono sempre piaciute. Capitano, voi vi dovete nutrire. Prendete anche la mia piana. Prendete. Oh, lo coscio io. Sala dello cardinale magna con l'ospite importante. Ma sala dello pappamondo!
fa parte delle stanze del piano nobile. Sullo muro c'è pitturato tutto il mondo. Io ho sentito di Chiaro Palazzo, c'ha la pianta pentagonale. Gli anche Pobarlozzo, quello da Mignola, quello che ce l'ha messa. E ha fatto un vero miracolo. Oh, San Gallo, da quello che saggio io la pianta è di San Gallo. E allora lo devono aver fatto santo proprio per lo miracolo di sta pianta. Capitano, capitano, dove andate? Non vi affaticate. Dottore. Sì. Dottore. Sì. Dottore, ma... Sì. Ma voi conoscevate la madre di Colomba? Sì, come noi. Isabella era una forza della natura, chi non se la ricorderebbe? Il dotazzo invece è Antonio. Antonio non era figlio di lei. E voi come fate a sapere? Me l'ha confidata prima. E Colomba... Dunque nacque da secondo matrimonio, se pote dire così. Se pote, è nata poco dopo, andiamo su. Dottore, voi parlate come quello che vorrebbe dire e poi non dice. E quest'uomo che dopo l'ha sposata, amava molto Isabella. Doveva amarla molto, se poi ha fatto quello che ha fatto. Ehi, dottore, ci ricadete. Dite non dicendo. E voi, capitano, non sarà che chiedete già sapendo. E che cosa dovrei sapere? E io vi ho chiesto di Isabella perché anni fa, passando di qui con un altro carrozzone, soggiornai qualche giorno alla locanda e l'avete detto voi stesso che Isabella era una forza della natura. Chi non la ricorderebbe? Siete già stato in questo paese e avete conosciuto Isabella? Ah, dottore, che cosa mi volete far sapere? Ditemi, capitano Ammazzasette, è stato sempre lo vostro nome d'arte? No, e il personaggio di Ammazzasette l'ho inventato quando ho fondato questa compagnia una ventina di anni fa, e da giovane. Giravo le piazze col nome di Capitan Terramoto. Terramoto? La povera Isabella è in punto di morte. Mi confidò d'essersi sposata già incinta di Colomba e che il padre era un uguitto, un comediante de strada che si faceva chiamare Capitan Terramoto. Dottore, ma lei lo sa? No, tra i vivi questa storia la conosciamo solo io e voi. Colomba non immagina nulla. Ed è felice così. Andiamo, su. Dottore carissimo, voi che frequentate i piani alti del palazzo, e diteci, com'è questo papa? Com'è? I tempi sono quelli che sono. La Spagna da una parte, gli estensi dall'altra. E poi le eresie, sì. In questo momento lo papa è impegnato nello processo a Giordano Bruno. Giordano Bruno, come no, ne abbiamo sentito parlare. Beh, da quello che si dice nelle piazze, mi sa che lo bruciano vivo. No, mi rifiuto di pensare che si possa arrivare a condannare Giordano Bruno per le sue idee. Lo papa deve essere una mente giusta e illuminata. Sì? Illuminata dalle fiare dell'oroco? Oh, per mille pagamenti. D'altronde lo papa si chiama Clemente. Forse non si è chiamato, che so, dico, Severo. Lo papa è anche un grande mecenate, sapete, è protettore del tasso. Dottor, ne pare strano che lo papa protegge lo tasso. Fa un sacco di danni se mangia pure le galline. Torquato Tasso, in questo momento con la mia compagnia sto mettendo in scena una sua commedia per lo cardinale. Io farò la parte di Flavio, un innamorato. Che ama quella? Sì, che brama quello, che brama quell'altro. A me mi comincia a piacere il teatro, dottore, lo sai? Però a me pare sono tutte così le commedie. Io in piazza hanno viste due o tre, che poi c'è sempre, ma sempre, uno che alla fine scopre che quella che pareva una sconosciuta invece era la sorella. O magari la figlia. Di la vita vera queste cose non succedono mai, no, dottore? Mai, certo. Beato voi che il teatro lo facete per diletto, caro dottore. Ma, dottore, ma fateci sentire qualche vostra battuta. Ma con piacere, con piacere.
Io, misero, non ho nessuno che si procuri per me, anzitutti mi sono contraria. Sorte crudele, stelle nemiche cieli, perché non mi cadete sopra terra? Perché non mi inghiotti acqua? Perché non m'affoghi fuoco? Perché non m'ardi? Perché? L'acqua non t'ha bucato, però ha spento il fuoco. E cioè, forse non resto bene. No! Antonio, ma sai suonare? Certo. E fammi vedere, dai. No. Vabbè, vada a me, vada a me. Ma di Ciampanelli. Sì, è lui che è difettoso. Sì, certo. E io, se voi permettete, io vorrei dedicare una canzoncilla a colui. Capitano, non vi dovete affaticare. Una cosa piccola delle nostre parti. Minna nanna piccerella, bella sì come una stella, io te parlo e non risponde, te si pierza mezzo suon, te vorria magnare va. Fatto a forma di e di sorca, però senza coda, senza orecchi e senza denti. E meno male che non c'ha i denti, perché sennò... Ce l'eva una sorca Peppe, che era grossa assai più di un gatto. Mo si veri conto un fatto, ve farà rabbrividi. La 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 la. Vecchia, vecchia e assai spelata, le girava dentro casa, le dette una scopata. La 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 sorca sulla valle manco le palle la può non rigà. Si la chiappa lo guardiano, la fa cura invidente di ma. Curile qua, curile là, ora sorca dovarà. Mori ammazzata la sorca per tutte le qualità. La 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 la. Bye.
ora sorca dovarà, voi ammazzata la sorca per tutte le qualità, voi ammazzata la sorca per tutte le qualità. Colomba, un cielo di rito per dare? No, stavolta no. Dottore, dottore, sì, c'è bisogno di voi. Le cucine di palazzo sono invase dallo gran fumo. Appena le cuochi ventrano, tramazzano svenuti, non si possono cuocere le vivande e lo cardinale è disperato. Oh, e come? E io la gamba l'ho sturata, Ma che cosa posso facere io di grazia? Non sono mica uno spazzacamino. Stando così le cose, la cena tarderà a cominciare. È ordine dello cardinale che voi veniate a palazzo con la vostra compagnia, a ciò che possiate intrattenere lo Papa con uno qualche spettacolo. Ma non è cosa che se pote. Giovanni Antonio Liberati è a Viterbo a curare certi suoi negozi. Ranuccio Borgno sa sì suonare liuto, ma in questo momento è preda di febbre. E Paolo Scialanca è in viaggio, novello sposo. In ogni caso non abbiamo pronto nulla. La soluzione al problema ci sarebbe, sì. Potrebbero andare a palazzo los signori. Dottore, una accozzaglia di guitti a corte dello Papa. Garantisco io per esso. Avviatevi il tacco e annunciate che una magnifica compagnia di commedianti, i Giocondi, guidati da Don Cristiano Angelillo, giungeranno tosto a palazzo a intrattenerlo Papa. Ite. Ite? Dottore, ma voi siete pazzo! Ma noi siamo solamente in tre! E voi non avete visto quello che è successo prima? Essi sono ancora dei principianti! Ma dove è Castruccio? Castruccio è corso a palazzo ad avvertire che cotesta compagnia reciterà per lo Papa! Cosa? Parola mia, dottore, di aver mirato di volta lo cervello. Questi pezzenti a palazzo! E allora in fretta! In fretta per tutti gli anni della Valle Inferna! Ma non vorrete mica far aspettare un papa, Sapete, via tutte cose! E voi pigliate le maschere di costume! Ma di cosa c'anciamo? E vi portate anch'essi! Un ladro ed un vagabondo! Degamello! Dimentichi di essere condannato e bandito! Da palazzo. Ma che succede? Si va a palazzo, Colombina, a recitare per lo Papa. E parola di ammazza sette, sapremo farci grande onore. Voi non andrete da nessuna parte. Ma come ho fatto a non accorgermi? Tu sei infetto. E con la complicità di quella specie di medico vorresti ammorbarlo, Papa? Bisognava chiudere i cancelli a questi selvaggi. Lo dicevo io! Smettetela con quella spada, messere! Ma il vostro cuore è stato mangiato dai cani! Ma non vedete che quell'uomo sta male? Come osi rivolgerti a me in questa maniera? Spada! Messere! La vostra tracotanza ha superato ogni limite! In guardia! No, capitano! Desideri davvero incrociare lo ferro con me? O è solo qualche battuta del tuo ridicolo personaggio? Lo vedrete! Capitano! Capitano! Alza! Dimostra di essere un uomo e non un buffone! Tutto questo perché mi due volte si studi! È un cielo da che paga! Qualcuno ne punirà per le potenze vostre! Messere! E lo comportamento vostro! Costretto solo a far venaglianza! Fregna! In guardia, Fellone! Giù! Aio, vedi? Ho dicendo a voi su un paro forte braccio da Montoni, che parla? Per la bocca! Tu sei incastrato! Che ha detto? Quando che sei incastrato! Ah, sì? Si sgancio la spada e ti faccio cantare solo fuori della chiesa insieme alle voci piace. Così tu, e si guarda, sotterraneo, già! Dietro!
bello. Quando dicevi sinistra, intendevi la mia o la tua? Ah, in guardia, messere! Thank you.
modesto loco? È ameno assai, ma c'è in mezzo un nuraghetto. Quivi si recita alle commedie, ma non è ancora detto. Lo tempo minaccia pioggia. Forse vi sposterete all'interno, nello teatro della Sala dei Cigni. Tu, donna, puoi deciderti a entrare? Eccomi, signora guardia! Mi si è proprio incratastati i lunghi capelli e lo cancono della porta. Donne che recitano. Qua. Aspettatemi qui. Ed ordini al maestro di casa. Ma tu, assomigli a qualcuno? E come no? Sono la nipote dello cugino tuo fratello, tuo cugino tuo fratello d'Augusto. Cigavella, ma ci fanno recitare questa grotta con i piani intaccati suoi, pare sta all'inferno! E te batti, la grotta si chiama Infernaccio! E qua la fine che faremo tutti noi! E giù va, attento con lo specchio, non è me! Sì, lo rompemo so. 7 anni di disgrazie. 7 anni, Le disgrazie mie sono cominciate 50 anni fa, quando sei nato tu, brutto testaccio di carne. Calma, calma! E poi, recitiamo, dobbiamo moderare le parole, reciteremo dinanzi o Papa, Ma che le raccontavano, Papa? La storia, il canovaccio dello specchio un po' la conoscete, le singole battute le dobbiamo improvvisare. Muovetevi, è ordine che vi spostiate all'interno. Reciterete nella sala dei fasti farnesiani. Seguite. Oddio, mi dà paura, mi diamo le ciabatte! Coraggio! Se cagamo sotto prima di cominciare, su! Vamo, dai! A proposito di caga sotto, ma che è sta puzza di stabio, Totà? Oh, io non so, ne sono lavato! Ma che i capelli di Cavella! Ma non sono i capelli miei, quindi chi? È la cosa dello cavallo tuo! Lo via. No, lasciamolo dove sta. E mo da fare una cosa più importante. E quale, Gioa? E mo da recitare. Sono pazzo! Oh, no. E via meglio.
questa qui adesso è la sala dell'eco. Di gamella, è la voce della tua coscienza che ti parla. Sì, coscienza, che cosa vuoi dirmi, coscienza? Che sei stupoto. Upoto. Sì, lo so. E cosa fai per scappare da questa situazione? Chiudi gli occhi, fai tre passi a reto e poi girati, senza facere lo imbroglione. Oglione. Ma ora... Uno, due, tre, mi giro! Apri gli occhi e dice chi vedi. Vedi. Giovanni, Totazzo! Pazzo! Pazzo, cammina! La punizione, una vita passata a fare un guitto per strada e quando ho l'occasione di recitare in una corte tiro le guaglie qua a 100 metri ropava. Piano, basta, vieni, sei ha già deciso io e vivrà così. Dottore, tanto sto per andarmene, per l'aggressione di prima a quell'usuraio, data a me la colpa della botta in testa e del sequestro. No, vi condannerebbero dopo morto e vi seppellirebbero in terra sconsacrata. Sinceramente, dottore, è l'ultimo dei miei problemi. Reverendissimo Papa, eminentissimo Cardinale, ecco la Compagnia dei Comici che reciterà per lo piacere vostro purissimo una ridicolosa commedia. Sia per voi buono divertimento. Forza! Cominciate! Colombina, comincia tu! Io! Allora... Questa è la casa del capitano Ammazzasetti. Anni fa, lo capitano sedunque
sette mia madre e io nascei. Ma egli non lo sa. Sentite, mi facerò assumere dallo capitano e poscia con comodo gli dirò che son sua figlia. Che fai, ti attiri da sola? Sono la moglie del capitano. Che non mi avete detto tu da lungo la tua vita. E te cognome Mazzasette. Era la lampagna a profumarmi la criniera. La chioma. E tu chi sei tu? È la cameriera? La cameriera, lo nome mio è Colomba. Colomba? Sì. E che sai fa? E beh, io lavo, cucino, scopo. Scopi? Ma con la scopa io terra. E certo che con la scopa io terra, dove sono soffitto. Allora, sono Assunta. Assunta? Ma ti chiamavi Colomba? Amo, che ti faccio vedere le stanze tu hai la scopa. Con la ramazza, Quindi, amo, amo, e quanti ne hai da fare, dai! Padrona, non c'è nessuno? So io, panza nera, lo servo vostro. Poraccio mio, gli orni fa, siccome io ho sempre fame, ricoglievo sotto il tavolino le molliche e mangiavo. No. E lì, tra le molliche, ho trovato un anello d'oro, bello, ma non era dello padron mio, no. E di chi sarà stato? L'ho un saccocciato senza di niente a nessuno, ma siccome ho le saccocce sbucate, me lo so perso. E potrei averlo preso una gazzaladra, un merlo. Un merlo a cinque dita? E che fischia or dunque in casa mia? E il capitano Ammazzasette della Valle Inferna torna dalle lontane Asie e trova su casa piena di uccelli? Ah, panza nera, sei tu, servaccio pelandrone. Ah, ma chi vengo? Oh, cara moglie mia, e mia mujer bella, è come una cerbiatta tu, dalla chioma profumata de... Stalla! Sta là lo profumo che mi sono messa, là lo bagno, è un balsamo che viene da Tolfa. Amore, ma quanto sei stato lontano? Ah, troppo tempo, mia ermosa, e lontano mi struggei d'amore para ti. Te sei strutto? E quanto strutto? 4-5 barattoli almeno. Amore, anch'io senti molto la mancanza tua, e tu lo sai, lo perché? Ma perché lo capitano è come lo re, e lo re c'è la grossa. E lo reame, ma chi è che bussa al mio portone? Esequie! Sono lo dottor Antonio Totazzo da Caprarola, sapiente e saputo come l'asino barbuto. Ho visitato conti, duchi e principesse. Poco fa visitai financo lo palazzo Farnese, l'unico che c'ha la pianta pentagonale. Io ci sono stato una volta, dottore, ho visto le querce, i castagni, ma questa famosa pianta pentagonale, dove sta, che frutti fa? Fa un frutto dolce e prelibato, sul quale però tu non puoi facere domande. E che fa tu forse come Adamo ed Eva? Che quando Mosè le predisse lo diluvio universale, prima acciaccarono una serpa. Dopo non contenti traversarono un mare tutto roscio, che se non era per Caino e Babele, da voi che si erano affugati. E tutto perché volsero mangiare l'omello. Ma dovevano preso sto mello? Dalla pianta pentagonale? Ma non divaghiamo! Para todos los caballeros de Siviglia, vamos innanzi! Dottore, ma perché siete venuto a chi? Vedo che non portate più al dito quel certo anello. L'anello! Oh, l'anello! Sì, lo perdei. O forse mi fu rubato. Ma l'ultima volta che stetti in cotesta casa l'avevo meco. Pausa teatrale! Non fa niente! La pausa teatrale si fa, ma non si dice! Ah, sì, eh? Ah, e
chi rubò dunque l'anello? Chi è l'infingardo? Infingardo? Oh, mettetevi d'accordo con i nomi, eh? E prima dice che era Colomba e invece era Assunta. Ma chi è che si chiama Infingardo? Basta! Risolvo ciò la questione. Dalla lontana Asia portai con me uno specchio magico. E Panzanera, va e portalo a chi? A chi? A chi? A chi? A chi lo siete da qua? E fatti, miei, e dottore, e venite con me. I viaggi, le avventure, tutto svanito nell'aria. Chissà se i miei compagni, almeno loro, si ricorderanno di me. Sarà così, statene certo, ma non è ancora il momento. Che buffone sono stato, nella vita e nella morte. Tenevo una figlia. E lo scopro il giorno che muoio. E per questo ho voluto fare il comico. La vita vera è troppo assurda. Io non ci ho mai trovato pace e ci ha già voluto ridere un coppo. Dottore, va già a confessare una cosa. Vi ho mentito. Non c'era nessun re di Francia ad aspettarci alla fine del viaggio, ma a me non mi è mai importato. Per me ogni spettatore, furbo che esso, ricco o poveriello, è sempre stato come re di Francia, e io solo davanti a lui trovavo finalmente la pace. Dottore, io ho vissuto solo per il teatro. Non è stato un bel vivere, capitano. C'è chi passa il tempo a curare gli ammalati e a dar conforto ai moribondi. Dottore, quello che state facendo con me, e lo avete già fatto con la mia povera Isabella, state pensando a questo, vero? Dottore, sono nel vestibolo dell'inferno. Una nera signora si avvicina. Io soy el terrible capitano ammazza sette della Valle Civitera. Vieni a pugnar con me, non ti temo, non ti temo. Capitano, basta dottore, basta, è mezz'ora che cianciate, basta. Invece a proposito di Cleopatra, Asdrubale come tutti i vichinghi. Basta! A vimme la mia commedia, tagliamo e andiamo sul finale. Ma vedo giungere infin lo specchio. E do sarai tu a finì l'anello? La risposta ce la darà lo specchio magico. Se colui che lo tiene in mano, lo specchio, pronuncerà la magica formula a look, voi vedrè, in esso vedrem le cose come sono accadute. Padrone, che vuol dire a Luca voi vedere? Prodigio! Guardate lo specchio, si è animato e si vede isso, Panzanera! Come mi vedo io? Sì, proprio tu. E guardate che fa, trova io in terra un anello e se lo insaccaccia! È vero, non l'ho preso, ma subito lo perdei. Furfante, mo te lo faccio vedere io, a Luca voglio avere. Oh, aspettate e vedetelo, Panzanera insaccoccia sì l'anello, ma questo gli cade e lui non se ne avvede, ma vedo arrivare la mia mogliera che lo raccoglie e lo dona a messer Reginaldo de Ronsillon. Tro! Che cosa vuoi dirmi, maritino mio? Troppa fiducia ti diedi, e così tu mi ripaghi? Sì, è vero, presi l'anello, ma tra me e Reginaldo non c'è stato niente! Niente, vedemo! Lui le si avvicina, le via la mano e... No!
bella grosso, ma Reginaldo è ancora più grosso. Foderate lo specchio, mi sto vergognando! Ah, via da esta casa! Largate da chi, gatta lasciva! La verità de trionfo! E allora che tutta, ma tutta la verità sia! A Lucca, voglio vedere! Ma vedo il volto della bella Olimpia, la povera locandiera che conobbi in gioventù e che amai una sola noce. Ma vedo che issa ebbe una figlia. E questa figlia è... Sì, so io, la figlia dell'amore. Papà! Oh, figlia mia, t'accoglierò dunque in esta casa para sempre. Papà! Oh, e così volse a finir l'istoria dello specchio. Contenti assai sarem se piacque a voi parecchio. Lui è infinito. O papà com'è? Contento? Sta lì zitto, non dice niente, mi sa che stavolta l'abbiamo fatta grossa. Sì, reverendissimo. Sì, certo, provvedo subito. Lo specchio, eh? Lo papà chiede quale significato abbia lo specchio. Lo specchio? Nella immaginifica finzione della favola rappresentativa, l'allegoria degli specchio est istrumento a render manifeste l'umane... Provo a dirlo io in parole più semplici. Illustrissimo Papa e reverendissimo Cardinale, io sono solo un guitto, un poveraccio senza arte né parte, ma si posso dire a voi che siete sapienti tra gli sapienti. Io penso che quello specchio magico ed è come lo teatro, dove vedi tante cose brutte e tanta maravia. Ma pure lo teatro ed è un po' come quello specchio, perché è un luogo dove chi ci va, alla fin fine, vede se stesso. Thank you.
stato niente da fare. Non solo ce l'hanno fatto seppellire in terra sconsacrata, manco la croce sopra ci hanno potuto mettere. Custoditela voi la tomba, per noi è tempo di partire. Ci pensiamo io e Giovanni, tanto tu Giovanni, meglio che per un po' di tempo ti fa vedere intorno. Rimani inguattato qui le grotte di Bartolona. Ah, oh, e allora, buon viaggio, dato. Che fa? Non li saluti tu? No, io ti saluto a te, a me te. E perché mi chiami con lo nome del battesimo? Io parto con loro. E perché? Mamma che vanno io a pensare a palazzare, sono il cocco dello cardinale! Ci penso io a portarti da mangiare anche la grotta giù, ella! Te porto i polli come nei vecchi tempi! E tra un po', ma chi se ricorderà più dello schiavo? Ella, giù! No, mangiavo deciso da prima. Mi sono sempre sentito dire che ero uno senza arte né parte. Era vero. Però, mi sa che mo lo trovate. Addio, fratello mio. E addio a voi. Però prima di partire vado a dare una cosa. Ma chi è l'anello che avevamo trovato nella stanza del cardinale? A brutto vedente, avevi detto che lo lasciavi dov'era! Non l'ho preso per me, era per loro. Se lo fondete, ci potete pagare lo stesso e riscatta la casa e la stampa. No, non potevamo accettare un furto! Noi abbiamo recitato per fare un piacere allo cardinale, no? Che si è divertito, ma mica ci ha pagato! Era esso che stava in debito con noi! No, Giovanni, perché è una commedia! Non può valere tutto quell'oro! Secondo me, invece, lo vale tutto. Abbigurati, Giù. Speriamo che ripasserete a caparola prima o poi. Prima o poi. E tu, non dici niente? Sarà la prima volta in vita tua che non trovi le parole. Ah, Montonio, che mi aiuti a pianare sullo cavallo. Là di non mi sono mai piaciuti. E poi l'hanno palazzo da preparare tutti gli condimenti per la faraona. Perché? Che lo cardinale ci ha ospiti dall'Egitto? E come no? La spinge! Amo, ti do una mano a carcarlo sullo cavallo, amo. Dottore, allora noi vi salutiamo. Mi raccomando, fatevi valere con la vostra compagnia di attori, Certo che Torquato Tasso, mi pare un poco pesante. Comunque grazie di tutto Filù, vieni un attimo con me che mi aiuti a cercare una cosa nel carrozzone. Torno subito, dottore. A me non mi pareva una cattiva persona. Non lo conoscevo, ma per Filomena e Saverio adesso come un padre. Già, come un padre. In terra sconsacrata. Speriamo che sta in pace lì sotto. Lui non sta lì sotto. Lui sta davanti al re di Francia. E il dottore? L'ho incrociato. Ha detto che voleva tornare a casa a piedi. Ci volevo regalare un canovaccio. Allora, Colombina, noi vi salutiamo. Giovanni, allora, eccoci qua. Nasce questa nuova compagnia, Sì. Bisognerà trovare anche un nome nuovo. Un nome di quelli... Sì, che giorno è oggi? Martedì, perché? Così. Vanno tenuto buona compagnia, perdonateci di grazia come sia per i difetti nostri che sono tanti. Siamo soltanto umili teatranti,
Alte non son così le nostre imprese, come quelle del Papa o del Farnese o dei grandi principi regnanti. E or che la storia qui a finir s'appresta, sciolto che ormai questo intricato intrigo, al vecchio Guitto a dir null'altro resta. Ma se tu, pubblico caro, ci sei amico, batti le mani e questa compagnia ripartirà contenta per la mia. Ti è piaciuta, ti cedelo, se no. Ciao, grazie. Oh.